Come spesso accade, a grande richiesta all'interno della nostra trasmissione Race TV si parla di Monza Track Day. Queste giornate fantastiche dove l'autodromo della Formula 1 apre le porte ai veri appassionati. E domenica 5 marzo l'ha fatto in grande stile con tanti club dell'Alfa Romeo che sono intervenuti presso il paddock del tracciato Brianzolo. Erano veramente in molti. Sì, Ricky, in questa giornata la passione come sempre è stata ai massimi livelli, gli appassionati del brand italiano erano tantissimi e hanno avuto la possibilità, in totale sicurezza, di sfrecciare all'interno della pista Formula 1. Ecco, le nostre telecamere di O'Race TV li hanno seguiti da vicino, questi scatenati drivers appassionati appunto del marchio italiano, e noi abbiamo sentito subito naturalmente i responsabili. Siamo qua tutti insieme, giornata perfetta. Adesso speriamo di continuare una giornata così col sole, sperando che tenga, così ci divertiamo ancora un po'. A girare a Monza com'è? Girare a Monza è bellissimo. Allora niente, siamo qua sul podio di Monza per fare le premiazioni dei club che hanno organizzato e partecipato all'evento qui dell'Alfa Track Day al 5 marzo. Club partecipanti sono 13 club, tra cui Mito Club Jesolo, Alfa Mito Club Milano, Roma, abbiamo anche i club che vengono qui dall'Interland di Milano, Vercelli, Piemonte, insomma Nord Italia e Centro Italia che sono ritrovati qua in questa bellissima giornata che anche il sole fortunatamente ci ha fatto capolino tra le nuvole. È stato un bellissimo girare tutti quanti insieme, rispetto delle regole e nella passione. Lo scopo della giornata dell'Alfa Track Day è di riunire più club, infatti siamo riusciti a riunire 13 club Alfa Romeo disseminati in tutta Italia e anche un club che arriva dalla Svizzera. Quindi sono 13 club, 13 famiglie in cui si respira Alfa Romeo e in cui si guida Alfa Romeo e in cui si vive Alfa Romeo. Quanta passione che hanno questi ragazzi per il brand Alfa Romeo, e noi all'interno del paddock abbiamo avuto la possibilità di intervistare alcuni dei possessori che hanno avuto il lusso di sfrecciare all'interno della pista. Sono Alessandro, questo è il mio club Alfa Romeo Lombardia, e ci siamo organizzati grazie al Alfa Mito Club Milano e siamo più o meno 35 auto. Club stile Alfa Romeo, siamo contentissimi di essere qua oggi. Filippo ha organizzato una sorpresa stupenda con Fabio Francia. Pista dovrebbe asciugarsi ad opera degli altri, noi siamo qua solo per divertirci. Io entrerò in pista con la mia Alfa Romeo 33 e niente, come potete vedere è una bellissima giornata piena di Alfa Romeo e speriamo sia divertente. Siamo qui a Monza in questa bella giornata di motori. Da tanti anni non si vedeva una partecipazione così importante, grazie a tre club dell'Alfa Romeo. E oggi siamo in pista con questa qui, che è la mia macchina, 147 GTA, 3200 cilindri, preparata per la pista normalmente. Partecipo anche a un altro campionato che si chiama Time Attack e oggi sono qui a divertirmi un po' con tutti i miei amici afisti. In mezzo entri. Entro con la 159 Station Wagon, anzi Sport Wagon. Emozionante, ma soprattutto... L'Ascari, sull'Ascari nulla da dire, è una curva bellissima, bellissima. No, per me guarda, è la seconda volta che entro in pista con la mia Mito, sono sempre bellissime emozioni, sarebbe da fare
quasi ogni mese. Magari, magari. Ringraziamo tutti da Monza, ragazzi, seguiteci. Grazie, ciao. Ecco, devi sapere, cara Ludovica, che in occasione del appunto Monza Track Day, dove c'erano presenti i club Alfa, è stato premiato Fabio Francia, che di recente ha stabilito il nuovo record all'interno del tracciato del Nürburgring. Noi naturalmente non potevamo non intervistarlo. Allora, innanzitutto voglio ringraziare il club di Jesolo che mi ha invitato oggi qui a Monza per darmi questo premio. Sono molto contento di questo e della prestazione che la macchina, quindi l'Alfa Romeo Giulia, ha avuto al Nürburgring. Siamo riusciti a battere comunque tutti i record della nostra categoria e quindi è una grandissima soddisfazione da driver e da alfista aver potuto condurre questa vettura e aver fatto questo tempo. Sicuramente Monza è sempre uno dei circuiti più belli al mondo, comunque storico e tutto, soprattutto girare poi con una macchina prestazionale è molto divertente, è una manifestazione dove ci sono tanti appassionati e è la cosa più importante. Come sempre in quel di Monza, oltre ai driver marchiati Alfa Romeo, vi sono alcune realtà che offrono servizio all'interno del Monza Track Day. Ascoltiamoli. Anche lo staff di DJ Radio è presente qua all'Autodromo Nazionale di Monza in occasione del round tutto italiano, dedicato quindi a tutte le macchine con i motori italiani. E oggi grandi protagonisti sono gli alfisti, sono schierate più di 100 macchine marchiate Alfa Romeo. Davvero uno spettacolo tutto da seguire. Noi vi aspettiamo qua, Autodromo Nazionale di Monza. Buongiorno a tutti dall'autodromo di Monza, Tempio dei Motori. Ci troviamo nel box di Elaborare e Associazione Italiana Tuners. Allora, noi siamo una associazione no profit che organizziamo eventi a scopo benefico o a scopo sociale. Quest'anno siamo qui a Monza per tutti i track day, l'ultimo è quello del 19 marzo. Questo è già il terzo anno che collaboriamo con Elaborare con Monza per fare il giro di auto a tema nel box e soprattutto per far girare sei prescelti che regaliamo, a cui regaliamo il turno in pista. Buongiorno a tutti, sono Luca Bonfanti di A-Drive, la scuola di pilotaggio dell'autodromo di Monza. Oggi siamo qui come altre domeniche durante il Monza Track Day per offrirvi la possibilità di girare in pista con i nostri istruttori e con le nostre Clio RS. Noi siamo una scuola di pilotaggio, perciò vi insegniamo a girare bene in pista, svelandovi tutti i trucchi dei nostri piloti e soprattutto facendovi divertire. Seguiteci sul nostro sito www.idrive.it oppure sulla nostra pagina Facebook o sulla pagina YouTube. Ciao a tutti! Siamo in chiusura, ragazzi. Io prima di andare a salutare i nostri telespettatori da casa vorrei chiedere a Riccardo Agostini un pensiero su questi Monza Track Day. Che dire, le emozioni hanno detto tutto, hanno espresso il divertimento che questi drivers hanno potuto cogliere durante la giornata in pista. Ricordiamolo anche con te, Ricky, il tuo sogno in pista, l'esperienza che puoi offrire ai clienti con la Lotus è fantastica. Vi aspettiamo numerosi e speriamo di potervi dare un sacco di emozioni, oltre che informazioni utili al proprio background in termini di pilota. Macchina, di pilota. Bene, 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 che bella puntata, Ludo. Si è parlato di Formula 1, si è parlato di Lamborghini sul ghiaccio, si è parlato di Monza Track Day. Ora è tempo però di andare a salutare i nostri ospiti, partiamo a farlo da Riccardo Agostini. Grazie mille. Grazie a voi, sempre molto gentili, simpatici, ci vediamo nella prossima puntata con qualche novità sicuramente interessante. Antonio, grazie mille. Grazie, grazie a te Riccardo. Ragazzi, siamo davvero in chiusura, prima però vi volevo ricordare i nostri contatti per rimanere sempre sintonizzati con noi, il nostro sito internet che è www.orace.tv oppure potete mandarci una mail all'indirizzo info@orace.tv e mettete anche un bel mi piace alla nostra pagina Facebook gokart.tv/orace.tv. Grazie mille per averci seguito, a settimana prossima. Questo programma è stato offerto da... OnRace.tv, collegatevi, parole di Oriano, uscito da Sboroni.